Abbiamo deciso di fare un gruppo di vigilanza. Di gennaio facciamo una riunione e poi andremo dalla polizia municipale a chiedere se possono darci una mano, dandoci un referente. Il meccanismo è quello consolidato dei controlli di vicinato, solitamente utilizzati per la prevenzione di furti e rapine. Stavolta però l'obiettivo è estenderli al fenomeno del bullismo. Questa è l'iniziativa decisa a tavolino dai genitori che si sono ritrovati all'oratorio di Maserada su invito della mamma di Breda che poche settimane fa ai nostri microfoni aveva raccontato la storia del figlio, bersagliato dai bulli del paese, denunciati poi per istigazione al suicidio. Una quindicina fra mamma e papà, provenienti da diversi comuni, hanno portato la loro esperienza, fatta di prevaricazioni quotidiane, insulti pesanti, bici rubate. Ora però l'intenzione è quella di squarciare il velo su un fenomeno che si nutre di silenzio e che riguarda sempre di più i giovanissimi. Abbiamo scritto anche a Mom, mettendoli in guardia per quello che succede sull'autobus, ma niente risposta, quindi faremo un'altra lettera anche là. Una lettera con lo stesso esito, racconta sempre la donna, è stata inviata all'ufficio scolastico provinciale, ma non c'è nessuna intenzione di demordere.